Si è chiuso un percorso che può contare sia sulle risorse previste dall'accordo, 32 milioni circa, ma anche da altre risorse che possono venire anche da altri canali di finanziamento. Beh sì, dopo 9 anni finalmente si è concluso un percorso lungo costruito con il territorio e con il governo e se ne è aperto un altro oggi, fatto di grandi opportunità da cogliere e anche di investimenti da realizzare. 32 milioni di euro per 32 comuni della provincia di Ascoli Piceno e 8 di Fermo, di cui 17 di risorse nazionali e la restante parte 14,8 di risorse regionali, con un triplice obiettivo, quello di realizzare degli investimenti produttivi, quello di ricollocare personale in cerca di lavoro e infine non meno importante gli altri due, quello di realizzare delle infrastrutture. Penso ad esempio al completamento della Pedemontana, così tanto caro a questo territorio. A queste risorse se ne aggiungono tantissime altre, 248 milioni di euro sono le risorse aggiuntive che derivano dal riparto del Fondo di Solidarietà, che saranno disponibili entro la fine dell'anno, oltre a 160 milioni di euro, sempre provenienti dal riparto del Fondo di Solidarietà, però relative al PSR. Inoltre a questi se ne sommano circa una settantina in più che il MISE sta predisponendo e che riguardano diversi interventi, dal finanziamento a tasso zero, finanziamento a tasso agevolato. Interessante anche l'intervento che riguarda il riconoscimento del danno indiretto dovuto al calo del fatturato dovuto appunto alle diverse scosse sismiche e poi a contributi in conto capitale per la realizzazione di investimenti oppure per l'ampliamento di quelli esistenti, quindi tantissime opportunità da cogliere, ma vedo associazioni di categoria, sindacati e sindaci in prima fila per poterli cogliere, quindi davvero una giornata piena di ottimismo.